Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su Dragon Ball Xenoverse 2 Mods. Quest'oggi vi porto una mod creata da me. La mod, allora, la base della mod è presa da una mod di Zuken, del quale vi lascerò il link per la mod in descrizione. Io ho preso praticamente questa mod su Mr. Satan, che praticamente era Mr. Satan super campione. Gli ho tolto il mantello, gli ho lasciato la sciarpa e la cintura e gli ho aggiunto, ovviamente, gli ho potenziato le skin, quindi scusate, le skill. Ah, adesso, colpo selvaggio, calcio dinamita, salto Kaioken, gesto della pressione, combinazione della giustizia, l'arrivo del salvatore, che è la sua tecnica, ovviamente, che lo raffigura di più, come spezzaguardia, la ginocchiata miracolosa e poi l'attacco del Kaioken. Cioè, scusate, Kaioken come trasformazione, come potenziamento. Ovviamente, Mr. Satan, a mio parere, poi voi non so, può imparare Kaioken. Dopotutto, se ha potuto Yamcha, può farlo benissimo anche Mr. Satan. Allora, diciamo che Mr. Satan muore e va a finire da Rekaio. Ipoteticamente, dovuto il campione dei campioni, se ha potuto Goku, alla fin fine, perché non può Mr. Satan? Anche se Sibon Goku, voi direte, ha salvato il pianeta diverse volte, però ok, è comunque un amico di Goku, alla fin fine. Allora, dopo un breve addestramento con Rekaio, potrebbe aver imparato il Kaioken. Andiamo subito a provarlo in allenamento. Lo proviamo con Goku, dai, perché no? E lo proviamo qui al torneo mondiale, ragazzi. Mi raccomando, ricordatevi di lasciare un bel like all'episodio o un dislike, come preferite, dipende da voi. E se non siete ancora iscritti, vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessuno dei prossimi episodi, ragazzi. Allora, eccolo qua, abbiamo il nostro carissimo Mr. Satan. Io ho anche cambiato l'aura, infatti ora c'è la rossa, come potete vedere. Allora, attacchiamo. Come vedete ha il moveset di Bojack e anche i suoi colpi tolgono molto di più, difatti per quello gli ho aumentato le statistiche. Allora abbiamo il colpo selvaggio. Poi abbiamo... aspetta un secondo che tolgo... allora, nascondi tutto e l'aura mettiamo la normale. Allora, il calcio dinamite, che tenendolo premuto lancia una scarica di colpo. Ora è diventato veramente un PG overpower. Poi buona, l'assalto del Kaioken, ovviamente. Dovuto a Mr. Satan con Kaioken. Poi ha il gesto di pressione che vedremo poi, scusate, in combattimento. Ha l'arrivo del salvatore, che è una mossa abbastanza inquietante. Poi allora abbiamo il Kaioken. Vediamo di usare ancora la tecnica. Eccolo qua, allora Kaioken. E ci sta, dai, perché no? Poi abbiamo il Kaioken per 3. Ok. Ancora. Ora abbiamo il Kaioken per 20, ragazzi, che quello è l'ultimo stadio del Kaioken, anche perché metterglielo uno troppo elevato un terrestre, ho pensato che fosse un po' esagerata come cosa. E questa è la combinazione della giustizia, guardate quanto coglie. Cioè, prima gli attacchi di Mr. Satan non facevano nemmeno un graffio. Poi vedete, l'aura è... gli ho aggiunto tantissime caselle di aura, di vigore e di vita. Allora, possiamo passare a dei combattimenti veri e propri adesso, perché no? Ovviamente spero che la mod vi piaccia, ragazzi, è solo un tentativo di rendere un personaggio che è sempre stato screditato un personaggio migliore. Allora, battaglia libera.
Allora scegliamo il nostro carissimo Mr. Satan e contro di lui mettiamo dei cattivi, perché no? Mettiamo Cell. Cell che l'ha praticamente ridicolizzato. Tsumaran tatakai ni wa suru na yo. Eccoci qua. Cominciamo benissimo. Bello. Allora, vediamo di prendere un po' di aura, magari così almeno per attivare i Kaioken di base. Ok. No, si è parato. Ecco il Kaioken. No. Aia, aia, aia. Allora. Bella. Questa dovremmo riuscire a concluderla. No, ho sbagliato. Questa volta concludiamo così, ragazzi. Ok, ma non vi sperate, abbiamo altri nemici da affrontare con il nostro carissimo Mr. Satan. Torno alla selezione del personaggio. Allora, lui... Mettiamo il nostro carissimo Majin Buu. Anzi, mettiamo, combattiamo qua. Allora, eccoci qua. Con questo Mr. Satan possiamo affrontare qualsiasi nemico, cosa che prima con Mr. Satan di base era impossibile, ragazzi, perché... moriva subito. Allora, Kaioken per 3. Ok. Ci siamo colpiti a vicenda. Bello il gesto di pressione. Ok, vediamo se riusciamo a concludere con la combinazione della giustizia. No, niente. Ok, allora, vai col gesto di pressione. Sì. Bella! Bella, bellissima! Ok, ora faremo ancora uno scontro. E questa volta sceglierò un avversario davvero potente. E scelgo il nostro carissimo Jiren Full Power, ragazze. Dopotutto, perché no? È vero, in queste condizioni lui avrebbe potuto partecipare anche al torneo del potere. Tanto per intenderci. Allora, cominciamo. Aia. Ok, non va proprio benissimo, però va bene. Ti
ti stiamo già praticamente battendo. Allora, vai col carattere per 20. Beh, comunque Jiren si sta comportando molto meglio degli altri. No. Aia, aia, aia. Aia, aia, aia. Volevo attaccarlo col... Non ci credo, si è parato. Aia, ho finito il vigore. Ecco la contra mossa del Kaioken, però fortuna abbiamo, si sta rigenerando velocemente. Forse. Sempre se non ci bastona di brutto. Ah, ok, ce l'hai fatta, eh. Ok, con questo ragazzi concludiamo la battaglia contro Jiren. Bene, questa era la mia mod su Mr. Satan col Kaioken e ovviamente con le varie skill equipaggiate, potenziate, tutto quello che volete. Spero che vi sia piaciuto. Mi raccomando, ragazzi miei, ricordatevi di lasciare un bel like all'episodio o un dislike, ovviamente ognuno ha i suoi gusti. E se non siete ancora iscritti, vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessuno dei prossimi episodi, ragazzi miei, di questa serie o delle altre serie che porterò sul canale. Mi raccomando, ragazzi, eh. Grazie ancora, noi ci vediamo al prossimo episodio o alla prossima mod. Ciao ciao e grazie!